La duchessa del Sussex è stata avvertita che una guerra sveglia a Hollywood potrebbe ritorcersi contro con conseguenze disastrose per lei e per la società di produzione televisiva e cinematografica del principe Harry. Una fonte senior ha parlato dopo che Meghan ha usato il suo podcast su Spotify la scorsa settimana per condannare gli stereotipi asiatici tossici. Ha citato il franchise di Austin Powers con Kill Bill, volume 1 di Mike Myers e Quentin Tarantino per aver messo in carica le donne asiatiche definendole eccessivamente sessualizzate o aggressiva. Un capo dello studio ha detto ieri, sta arruffando le piume attaccando film iconici di 20 anni basati sulla nuova moralità svegliata di oggi e non si sta esattamente rendendo cara agli studi con cui lei e il principe Harry potrebbero sperare di fare affari. Se continua, giocherà con il fuoco e ciò potrebbe avere conseguenze disastrose per la loro compagnia Archewell. Meghan, 41 anni. Nel suo ultimo podcast di Archetypes intitolato The Demystification of Dragon Lady ha criticato il successo di Austin Powers del 2002 Goldmember per aver toccato sessualmente le donne asiatiche. Poi ha acceso il fuoco su Kill Bill del 2003 che presenta Lucy Liu nei panni di una malvagia leader di una banda criminale, dichiarandolo un esempio del dannoso stereotipo asiatico della signora dei draghi. La duchessa si arrabbia. Film come Austin Powers e Kill Bill presentavano questi personaggi di donne asiatiche come ipersessualizzati o aggressivi. E non sono solo questi due esempi, ce ne sono molti altri.